La prima cosa che mi piace dire è stigmatizzare la bellezza di questo evento. Prima Bernardino evidenziava questa opportunità unica di ascoltare voci molto diverse, no? E questo è veramente una ricchezza ed è bello che ISPRA organizza una volta all'anno una presentazione del consumo di suolo di questo evento, quindi credo che questo vada stigmatizzato. Va anche stigmatizzato il fatto che abbiamo ascoltato tante voci diverse, tanti aspetti diversi, siamo arrivati all'ultimo momento che è quello proprio sugli impatti del consumo di suolo, la valutazione dei servizi ecosistemici, quindi noi cercheremo di fare una riflessione su questo. Chi siamo qui nella tavola rotonda? Siamo esperti generalmente di servizi ecosistemici, abbiamo forestali, agronomi, pedologi, e urbanisti, pianificatori territoriali, quindi è importante anche questa eterogeneità che aggiungerà sicuramente valore. Io stesso sono un pedologo, quindi appartengo alla categoria di quelle persone che per lavoro vanno in campagna, si aprono queste due, ci immergiamo in questi 2 metri di suolo, 1 o 2 metri di suolo che li studiamo, quindi diciamo questo è importante perché significa che siamo persone che studiamo come si formano questi suoli, che funzioni hanno e quindi poi interagiamo con i forestali, gli agronomi, i pianificatori, eccetera. Perché dire questo? Perché il tema del fallimento che è stato evidenziato prima è un tema che noi anche durante l'anno, sicuramente almeno una volta all'anno, ci facciamo male venendo qua, perché per chi conosce il suolo, oggi si, ad esempio l'onorevole Russo evidenziava questi suoli che lui riteneva degradati alla fragola dove è stata fatta l'alta velocità, no? E in realtà si tratta di suoli formati da una eruzione di altri periodi di 12.000 anni fa, quindi chi ha quel suolo praticamente ha un suolo con fonte di alterazione di circa 2 metri, molto scuro, piccolo di sostanza organica, sono suoli fertilissimi, che si sono formati dall'alterazione di minerali, dalle foreste preiniziali che nell'Eneolitico diciamo crescevano in quelle zone, e queste inversioni di sostanza organica, ha determinato un suolo di grandissima fertilità che che chi lo eredita, infatti il tema del bene comune, è eredita 12.000 anni di storia dei fattori naturali che l'hanno generato, quindi questo è una responsabilità molto elevata e ovviamente è stato enunciato in maniera diversa oggi il discorso delle generazioni future e chiaramente quel suolo oggi non c'è, poi possiamo decidere che va bene, l'alta velocità andava fatta, ma dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo parlando ed è triste che un campano dice con un suolo degradato, diciamo si tratta uno forse dei suoli più belli che teniamo in tutta Italia. Quindi dobbiamo, ogni volta che veniamo qua, oggi queste cifre ci incastrano un fallimento da cui dobbiamo partire. Questi 5.400 ettari l'anno, 15 ettari al giorno, e in questo si inserisce questa tavola rotonda, perché questa tavola rotonda non è tanto, secondo me, per le classiche ferite, ma per ragionare sul futuro. È un modo per ragionare sul futuro, per proprio partire dai servizi ecosistemici della funzione del suolo, perché è un modo che intanto ISPRA, tra le cose belle che fa inserire negli ultimi anni questa quantificazione dei servizi ecosistemici, determina coraggio, visione, capacità, un grande ringraziamento ai tanti collaboratori di Tecnomafo che sono ancora in sala, a cui ovviamente si deve questa importante costruzione sia al monitoraggio del consumo ma anche questa valutazione dei servizi ecosistemici. È importante perché è ovvio che ci consente affrontare il discorso del consumo di suolo, di suolo in generale, consente di parlare a tante comunità diverse, no? Parlare solo con produzione di mare, comunità di tenere acqua, nutritivi, inquinanti e tanti aspetti fino a quelli degli insediamenti archeologici che tante volte abbiamo vissuto. Quindi aiuta molto a un aspetto, a una grande difficoltà che abbiamo come comunità e sottesa al fallimento.
che la difficoltà della narrazione, perché è così grave questo consumo di suolo? Abbiamo difficoltà a narrare, a far capire, questi numeri sono vuoti. Parlare di servizi ecosistemici e farlo bene è una grande opportunità che abbiamo tutti per narrare, per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando. Inoltre è molto importante ricordare che oggi i servizi ecosistemici non è che ne parliamo solamente, è un grande tema ovviamente a scala nazionale, sono nei sustainable development goals, nella nuova PAC che è la lista approvata a giugno, sicuramente deve rientrare in quella cassetta degli attrezzi che prima citava Silvia Migliani, gli urbanisti secondo me ci devono essere anche queste cose, e ci aiuta anche a superare delle confusioni, perché diciamo la confusione di oggi sul fatto che la cava è solo è legato, diciamo, nella misura in cui noi abbiamo il suo corpo naturale che svolge una serie di servizi ecosistemici, tipo la produzione primaria, senza ricordare il collegato ambientale, due anni fa che già chiarito che la cava non può essere ovviamente solo, senza ricordare che la legislazione europea del 2016 dice qual è la definizione di solo, basta pensare a quello per capire che chiaramente la cava non è solo. Tutti gli effetti non per l'utilizzazione, diciamo, non consumo di suolo permanente, no? Ora, quali sono in questo scenario che mi sembrava doveroso dipingere, diciamo, a che domande dobbiamo rispondere anche, diciamo, oggi e con tutti? Anzitutto a fare un po' di tagliato a questi servizi ecosistemici, ma diciamo Ispra veramente si chiede, mi ha chiesto, insomma, io. Abbiamo ancora bisogno di parlare di servizi ecosistemici, ormai sono questo il terzo anno, credo che se ne parla da poco, quindi dobbiamo fare il tagliato, se ne abbiamo ancora bisogno e se abbiamo anche bisogno di fare questo sforzo ulteriore di monetizzazione. Quindi abbiamo bisogno di monetizzare e sì. No, considerando il grande dibattito che c'è, che la monetizzazione da molti è percepita come un rischio di aggressione, un punto debole, no? Di questa procedura. E io ci terremo, insomma, ad ascoltare il vostro giro, poi vi chiederei di essere telegrafici, perché poi vorrei un ulteriore giro telegrafico su cosa possiamo fare in futuro per migliorare questo tema dei servizi ecosistemici nei prossimi rapporti. Inizio, io approfitterei proprio se direi questo tavolo, così iniziamo con Andrea. Allora, grazie innanzitutto, grazie per l'invito a Ispra, è un grandissimo piacere essere qui a commentare anche quest'anno il rapporto di Ispra 2018. È un grande piacere, ma è anche un po' frustrante, lo dico, perché tanti anni anch'io penso come Paolo, conosco Michele da un po' da 8-10 anni e ripetutamente ci troviamo anche come centro di ricerca sul consumo di suolo a commentare numeri, a commentare quantità, a guardare gli impatti che il consumo di suolo produce sui servizi ecosistemici, sulle qualità ambientali e ecologiche del nostro territorio, in modo sempre più raffinato, sempre più preciso, i dati sono sempre più ricchi, ma di fronte a questa precisione del dato, dell'informazione, della quantità delle misure, ci troviamo sempre però a constatare una mancanza di una risposta politica, di un'azione politica. Io lo dico da pianificatore, da urbanista, una mancanza di responsabilità e consapevolezza all'interno degli strumenti di pianificazione di quanto mai questo tema sia un tema cruciale, un tema che, come dire, abbiamo perso troppo tempo, come si diceva in questa mattinata, e ogni anno però ci ripetiamo questa cosa e non abbiamo ancora una legge nazionale sul consumo di suolo, abbiamo delle proposte, ogni volta sottolineiamo alcune debolezze, alcune carenze di queste proposte. Devo dire che un aspetto che, come dire, vorrei segnalare di quali sono gli impatti sul consumo suolo, che cosa possiamo fare, magari io cercherò di mettere insieme queste cose perché non sono sicuro di riuscire a fermarmi, mi scuso fino alla fine, mostreremo alle 7, però vorrei dire che ancora troppo forse il lavoro che facciamo nell'Accademia della Ricerca siamo legati alla dimensione quantitativa del consumo di suolo. Le leggi e le regioni che prima commentavano, presentavano che cosa si sta facendo in alcune regioni italiane, la
Toscana, la Lombardia, sono state le prime, poi il Veneto, più recentemente, trattano ancora il consumo di suolo come un problema prevalentemente di tipo quantitativo: quanto suolo si consuma, quanto ne possiamo consumare, e qui si aprono poi delle diversità nelle definizioni, delle diversità di intendere che cosa è il consumo di suolo, senza mai in modo molto marginale guardare agli impatti che la trasformazione di un suolo, quando è naturale e ricco e diventa urbanizzato e antropico, produce sulle funzionalità ecosistemiche che quel suolo aveva. Diceva prima appunto l'introduzione a Fabio Terribile, tutte quelle funzionalità che hanno a che fare con i servizi di regolazione, di approvvigionamento, culturali, di supporto più in generale, che hanno a che fare con la qualità del nostro interno, che sono in qualche modo, come dire, parte del nuovo modo di intendere la realizzazione del senso di interesse collettivo e di interesse generale. Cioè, se siamo capaci di portare la valutazione qualitativa, prima si citava, io sono molto d'accordo nell'importanza di valutare l'impatto che le trasformazioni di uso del suolo hanno sulle funzionalità dei suoli, sulle funzionalità ecosistemiche dei suoli, introduciamo un elemento importante che può essere, anzi io penso che debba essere sostanziale nel modo in cui lavoriamo per un nuovo modello di pianificazione di progettazione. Solo se la pianificazione sarà in grado di mettere al centro il suo disegno di progetto, di piano, di territorio, la valutazione che le scelte della pianificazione hanno sulle funzionalità, sui cambiamenti, sugli impatti, sul degrado dei servizi esistenti, c'è anche una logica di trade-off. Sapere valutare vuol dire sapere qual è l'impatto di quella trasformazione del terreno su certi servizi ecosistemici, per poter vedere se questi servizi sono compensati, se sono mitigati o se quella trasformazione non deve essere fatta. A me non hanno mai convinto gli approcci quantitativi alla limitazione sul suolo. Si può consumare ancora 10 metri quadri, 5 metri quadri, per la difficoltà innanzitutto di calcolare questi limiti al consumo del suolo, di distribuire del livello regionale, come si voleva fare inizialmente anche con la legge nazionale, ma come fanno le regioni, perché quando la Toscana, che forse è la legge che meglio ha cercato di trattare il tema del contenimento del consumo del suolo, mette un perimetro al tessuto urbano consolidato e dice fuori non si può più consumare nulla, ma dentro i comuni possono continuare a consumare suoli liberi, beh, sbaglia perché non considera quanto preziosi sono i suoli dentro la città, che svolgono dei servizi ecosistemici prevalentemente di carattere regolativo, che non sono compensabili, che sono fondamentali: la porosità, la permeabilità dei suoli, la qualità dell'aria, hanno a che fare con il benessere dei noi cittadini. Quindi non stiamo parlando di ideologia ambientalista, stiamo parlando di questioni che hanno a che fare con la qualità della pianificazione. Per quello che io penso che questo sia un nuovo interesse collettivo, cioè sia una prospettiva verso la quale aggiornare stamattina, anzi, in alcuna parte del pomeriggio si parlava appunto di aggiornare il concetto anche di standard urbanistici. La pianificazione sono state, come dire, una conquista fondamentale perché a partire dalle città vedere i servizi, attrezzatura, ma oggi queste dotazioni non sono più sufficienti nel misurare la qualità dell'ambiente eventuale di piano, invece è più possibile, e io penso che sia fondamentale, che la pianificazione sia in grado di valutare le sue scelte e di lavorare sulla valorizzazione proprio delle porosità. Non si parlava di progettare il luogo, è fondamentale. Penso che in questa direzione, e poi chiudo, una cosa, un metodo che la pianificazione sta cominciando a sviluppare anche a livello internazionale, scala nazionale, stia ad esempio nel disegno delle reti ambientali, delle infrastrutture verdi e blu, come nuovo telaio importante per il disegno della città. Vuol dire disegnare i luoghi, vuol dire però disegnare i luoghi non solo in una logica ecologica, ma vuol dire disegnare i luoghi secondo le vocazioni, le funzionalità ecosistemiche dei suoli che sono integrati in questo disegno, che è un disegno interscalato, quindi che ci permette di superare quei confini amministrativi che abbiamo visto, che sono in grado di fare delle politiche efficaci in contenimento del consumo del suolo, perché il suolo non finisce dentro i confini del comune, spesso è legato appunto alle relazioni ambientali, ecologiche, di rete, di scala territoriale o di scala vasta. È uno strumento, un metodo che ha una
importante anche dimensione, diciamo così, di multilivello di governance, che permette quindi un approccio dall'alto, ma anche un approccio dal basso, nel disegno, sugli spazi aperti, nella lavorazione. E infine, ma non meno importante, anche questo che qui si chiama uno dei nodi cruciali nel, come dire, aggiornare, nel riconfigurare il modello di pianificazione, c'è una dimensione transdisciplinare del disegno, del progetto della pianificazione oggi, che non può essere più rilusa. Noi, tipo, assumendo la colpa alla categoria dei pianificatori e degli urbanisti, da sempre forse diciamo importante integrarci con altre discipline, sapere che da oggi non è più così, oggi è fondamentale progettare insieme alle altre discipline. Per questo penso che la logica del campo delle discipline delle scienze agronomiche, delle scienze ambientali, della biologia, della geografia, perché il progetto di piano può essere più un progetto fatto dopo le analisi, ma deve essere un progetto capace di integrare nella definizione delle scelte, nella definizione dei suoi contenuti, tutti quegli elementi di sapere e di conoscenza che sono fondamentali proprio per sviluppare il progetto. Chiudo solo con un'ultima cosa. È chiaro che, io la penso così, l'ho detto da molti anni, che il consumo di suolo non può essere affrontato solo in una logica regolativa, proprio per le cose che stiamo dicendo adesso, cioè per la dimensione complessità e la dimensione qualitativa che questo comporta. Penso che sia però fondamentale, se vogliamo anche avere un supporto normativo o legislativo, che ci sia veramente un grande lavoro sulla rigenerazione della città esistente. Non densificando, come dicevo prima, non riempiendo i luoghi della porosità che svolgono quelle funzionalità ecosistemiche che sono non compensabili, che quindi non possono essere riempiti, ma lavorando sulla messa in efficienza della città esistente, demolendo anche laddove è necessario. Su questo io penso che anche i governisti debbano avere una prospettiva diversa, ragionare nelle regole, ragionare dentro dei telai forti di orientamento dell'interesse pubblico, ma anche con la capacità di lavorare in modo più efficace nella rigenerazione e nella riqualificazione dei tessuti esistenti. Grazie, Costanza. Grazie a tutti per essere venuto, però grazie soprattutto perché come Fabio e anche la mia sinistra non siamo di formazione ecologi, cioè studiamo il suolo come abbiamo imparato a studiare il suolo come qualcuno manca qui in sala, non tanto purtroppo, come corpo naturale. Quindi ci sentiamo per una volta al centro di più grande interesse. È stato finora molto difficile arrivare a portare l'attenzione su cosa, su questi servizi ecosistemici che si basano su delle funzioni che sono proprie dell'oggetto naturale suolo. Quindi rispondo subito alla domanda, c'è bisogno di valutare gli ecosistemici? Io penso di sì. Penso di sì e soprattutto c'è bisogno di valutare in maniera abbastanza corretta i servizi ecosistemici del suolo, che è qualcosa di diverso dai servizi ecosistemici di una foresta, dai servizi ecosistemici di una città o di un'area verde, dove sono tutte altrettanto importanti, però bene ricordare che alla base di molti di questi servizi ecosistemici, ma molti, c'è la funzionalità del suolo, quindi le funzioni del suolo, ed è quello che io sono contenta di sentire proprio ieri che ci fanno sentire. Però sappiamo che oggi ci sono infinite dimostrazioni che non si sta smettendo di dimostrare il suolo e non si smetterà, a meno che non arrivi una legge talebana, come un relatore che sta la mattina, che in un certo riposo si può crescere, ma questo è che personalmente lo ritengo assai improbabile. Quindi si continuerà a costruire con i limiti, con il 3%, 2% del turbano, quello che è, e quindi è importante, uno, poter avere i servizi esistenti per la consapevolezza di cosa si perde, cosa si è perso e di cosa si potrebbe perdere in futuro, e due, avere la consapevolezza che i suoli non sono turbani, sono molto diversi, ma variati, offrono funzioni, servizi diversi, in punti diversi del territorio, parlando, e in
quantità diversa, perché solo produce di più, un solo produce di meno, un solo rifiuto più acqua, un solo rifiuto di meno. Quel solo è messo lì, attaccato per l'altro, attaccato per l'altro, poi c'è una tipologia di una distribuzione del suolo che va conosciuta, è chiaro, molto più complesso di quanto sia conoscere, cosa che già molto complessa, la copertura del suolo, quello si può vedere anche se complicato, lavoro di ora, di mezzo, ma si vede da fuori, si vede dalla satellite, dalla pietra, dalla testa. E solo bisogna fare le buche per terra, quindi questo comporta il fatto che non si può conoscere con un dettaglio di una o una, però bisogna entrare nell'ordine di idee che se vogliamo veramente capire quali sono gli impatti, se vogliamo avere veramente un lavoro integrato di co-pianificazione, non di copertura di dietro di piano, perché questo sia veramente una cosa fondamentale, bisogna avere la coscienza di questo oggetto. Finisco qui, mi sono messi vocazione economica in assenso, non so, perché a volte no, un pochino, insomma, c'è il rischio di scrivere un qualcosa che in realtà non ha prezzo, però è anche vero che l'opinione pubblica capisce di più gli altri. Io no, io sono un progetto, però forse qualcuno capisce gli altri più di gli altri, quindi va bene, però devo dire che non lo so, cioè proprio ci sto riflettendo. L'ultima cosa che volevo dire è che è molto importante quello che ci dicevamo prima, perché i suoli sono funzionali fino a che sono suoli. Voglio dire, anche la tappa non è più suolo, però è finita, però così una tappa. Il parcheggio non fa neanche quello. Il suolo urbano ha qualche disturbatissimi nelle schedezze di tutti, di catrame, di sasse, di mattone, però hanno variate funzioni, sono diversi, per esempio, stesso, perdono, più che per gli agricoli. Perché c'è la meccanica, perché c'è il prato, viene tagliato, rimane lì, stoppano il carbonio, l'acqua, un valore culturale, quindi contenga anche il ruolo dell'agricoltura, diciamo sia dell'agricoltura del Tunisi, perché il pane, Roma, elementi importanti, sia per diciamo, il campo dell'agricoltura della città. Grazie Arissa, sostenitoriano sottoscendente agraria, ti dico perché i nomi sono importanti. Ringrazio soprattutto chi è rimasto ad ascoltarci, grazie, sono già stati ringraziati abbastanza e Fabio telegraficamente ha risposto alle due domande di maggiore considerazione. Sì, certamente c'è ancora bisogno di parlare di servizi sostenzi, ma forse mi chiederei a Michele, chiederò a Michele di invertire e di fare prima la tavola rotonda sul servizio sostenzi. E poi le altre chiedere un po', non tanto ai governi urbanisti di fare un passo indietro, per carità, però è emersa questa cosa, quella che è emersa, i pianeti, la pianeta Palomare è stata nominata due volte in tutta la giornata, da Andrea e dalla Viviani prima, non è mai stata nominata da nessun altro. Invece quello di cui abbiamo bisogno oggi, per misurare gli impatti, è questo, in un mondo, in un momento storico in cui tutti abbiamo uno stile di vita e di pensiero urbano, se vogliamo salvare qualche cosa oltre a generare città al di fuori, dobbiamo guardare, almeno guardare quello che c'è fuori, che è l'oggetto del consumo. Quindi sì, sì anche la valutazione, che non vuol dire modificazione, potremmo proporre qualcosa di nuovo, di comparativo, ad esempio di Afragola che sono i vulcanici, è diciamo per noi quasi esilarante, però la colpa no, il fondamento è nostro, non siamo stati capaci fino adesso di raccontare della nostra, della fertilità della campagna Felix, che invece storicamente da sempre conoscevamo, tutto urbanizzata, quindi questo non c'è nessun dubbio. E valutazione che qualcuno evidentemente parlerà, forse possiamo utilizzare per comparazione con situazioni di livello globale, questo potrebbe essere un altro suggerimento per l'anno prossimo.
ma credo che dobbiamo mettere il dito e il punto su non soltanto questo dove cosa si consuma, oggi si è parlato a volte, soprattutto stamattina, suolo e uso del suolo in forma ovviamente mischiata, in forma confusa, incerta, certamente perché noi non abbiamo dati ambientali, ISPRA ha questo ruolo patriottico, come è stato detto, di produrre il consumo di suolo, di chiamare l'attenzione sui dati ambientali, perché se dovessimo affidarci ad altre situazioni siamo molto carenti su questo, ma certamente dobbiamo cominciare a distinguere cosa consumiamo e perdiamo in termini di uso e copertura del suolo, che aggiungo un'altra parola usata una volta sola oggi, paesaggio, e dove invece questo avviene, quindi su quali suoli. Perché i suoli, e l'anno prossimo speriamo di avere dei database geografici, dei database sui suoli completi per interpretare nuovi, con dettagli che non abbiamo mai avuto prima nel nostro paese e magari possono essere incrociati con i dati di consumo. Queste sono le due risposte, mi sembra una via molto chiara. Poi però volevo dire anche un'altra cosa su due considerazioni sul tema servizi ecosistemici rispetto a due grandi contesti che sono usciti oggi. Uno poco in sordina, la e basta, il paesaggio. Non ripeto, come ho già detto, ma Bernardino ha detto, ricordate che nel dopoguerra, decennio 50, 60, 65, noi consumavamo 80 ettari di suolo al giorno per urbanizzazione. Dico solo una cosa, 90-2015 il bosco avanza di 80 ettari al giorno. Il bosco non selvaggio, parola prenda da stamattina, l'unica volta che il termine mosco, ma avanza di 80 ettari al giorno. Credo che sia un dato significativo storicamente da comunicare all'opinione pubblica. Il 2018 sarà forse cui dal Medioevo avremo più bosco che agricoltura. L'agricoltura è schiacciata da questo avanzamento legato all'abbandono delle aree interne, che ci sono uscite oggi anche le politiche di coesione senza nominare espressamente vi hanno fatto riferimento, e che sono i luoghi dell'abbandono, ma anche dell'abbandono dei luoghi e delle città, ricordiamoci anche questo, che sono sempre più luoghi e città nelle foreste, non più soltanto in collina e montagna, e dall'altra parte l'agricoltura è pressata invece dal consumo di suolo, come finalmente grazie a ISPRA riusciamo a raccontare anche alla società civile e all'opinione pubblica e ai giornali, perché abbiamo già visto in prima pagina sui siti di questa giornata già oggi. Quindi un primo tema è quello dei servizi ecosistemici dell'area bassa, pensando al paesaggio e tutti i servizi ecosistemici che si porta presso, pensiamo alla banalizzazione, all'omogeneizzazione del paesaggio e quindi alla diminuzione di biodiversità, dove l'agricoltura sparisce, dove la silvicoltura muore, poi c'è morta da tempo. Pensiamo a tutte le situazioni di servizi ecosistemici di regolazione, oggi abbiamo nominato il gas serra, è stato interessante perché sono molto legati agli usi del suolo agricoli e forestali, ma pensate anche a quelli dell'acqua che sono stati altrettanto nominati, ma pensiamo per esempio agli usi di regolazione termica degli ambiti urbani o per la salute che sono usciti come tema importante. E legati al discorso dei vuoti, e questo è un altro tema molto importante, su cui abbiamo dei numeri nuovi. L'abbiamo prodotti per ora sulla letteratura scientifica, ma l'anno prossimo sicuramente li proporremo anche a ISPRA. Noi abbiamo fatto un calcolo perché stiamo tenendo sotto controllo dal 1900 al 2000, ma in realtà dal 1990, i cambiamenti di uso del suolo generali del paese con l'inventario dell'uso delle terre d'Italia con il Ministero dell'Ambiente. Questo dato, gli UTI, questo inventario, ci dice in maniera molto chiara, anno dopo anno, con statistiche che vorremmo diventassero congiunturali, quindi ci raccontassero quei cambiamenti, allo stesso modo di cui misuriamo 2.300.000 ettari di consumo di suolo, insisto, dobbiamo vedere dove e che cosa consumiamo e quindi misurare anche gli altri usi del suolo, il prodotto del suolo, un po' come l'USA, in Lombardia sicuramente è un grandissimo strumento, ma fatto a livello nazionale, ma anche su base camminare e probabilistica è più che sufficiente per avere un'idea di quello che sta succedendo. Ecco, allora su questo dobbiamo essere in grado di capire che i vuoti delle città sarebbero bene quantificati. Beh, noi su questi 2.300.000 ettari di superficie insediata in qualche modo abbiamo verificato che esistono, un dato recentissimamente pubblicato, 931.000 ettari non ancora premiati, non ancora internalizzati, ancora permeati, non ancora internalizzati. 900, sono quasi la metà, sono 40%, non è poco,
per dare corpo e innestare percorsi di rigenerazione che tengano in grande valore i servizi ecosistemici, ai servizi sociali, soprattutto di educazione delle popolazioni urbane che sono soltanto in aumento e che inesorabilmente aumenteranno anche nel nostro paese per motivi demografici e per motivi economici. Quindi un dato che suggerisco ancora da tenere in considerazione. E infine, tornando un attimo al tema agricoltura, vorrei che però dovessi contestualizzarsi, non è uscito secondo me in maniera molto chiara oggi dall'unico intervento che ci ha preceduto che parlava un po' di agricoltura. Tutto sommato nel nostro paese non abbiamo usi del suolo che resistono alla rendita fondiaria, ma questo va detto. Ma neanche il prosecco bene con spesso nella teoria di Gennaro, ma neanche i meleti d'Alto Adige, l'avete visto, che stanno a 110.000 euro l'ettaro, non riescono a resistere alla rendita fondiaria se arriva il centro commerciale. Impossibile. Allora, lì bisogna che questo tecnico sul suolo ricominci a parlare anche di paesaggio dell'agricoltura. E io tutti quelli che tengono al paesaggio italiano, il classico paesaggio italiano non è un paesaggio urbano o forestale, è un paesaggio che bel paese era un mosaico che vinceva per l'eterogeneità ambientale e la sua biodiversità. Allora questo con passione, lo dico anche ai colleghi delle associazioni ambientaliste, di chi si fa carico giorno per giorno, cerchiamo di rivedere i contesti e di raccontare i contesti alla società civile e ai nostri amministratori, perché di questo mi sembra che ancora non ci sia piena consapevolezza. E invece questo strumento, questo che respiriamo ogni anno con fatica e con frustrazione, come si è detto, del consumo di suolo, è invece un tema che ci può aiutare a far rimaturare una cultura che non diventerà mai più, non deve tornare ad essere rurale, ma forse più capace di prendere in considerazione i valori del territorio nel suo insieme. Grazie. Coordinatore terribile mi ha fatto un asset terribile che è evidentemente quello di parlare di monetizzazione. Penso che una tavola rotonda sia io la vittima sacrificata per affrontare questo argomento, visto che sono l'unico economista circondato da tecnologi e da scienziati ambientali, economista peraltro delle risorse naturali. Peraltro mi trovo in grandissima sintonia e anche un rapporto proprio di dialogo e di comprensione. Non vorrei quindi dire cose banali nel comunicarvi che a me sembra che questo passaggio che progressivamente ISPRA ha fatto dall'inventario all'attenzione ai servizi ecosistemici per arrivare alla monetizzazione è un passaggio fondamentale ed è un passaggio fondamentale in termini di comunicazione. Io devo dire che ho grandissima simpatia verso i pedologi, però molto spesso mi è capitato di sentirli in un atteggiamento che è sempre esclusivamente pessimista e di carattere negativo e non particolarmente efficaci sul piano dell'azione operativa politica. Da questo punto di vista io penso che un arricchimento degli argomenti strettamente pedologici con argomenti in senso più ampio che avrà economiche sia un tipo di alleanza strategica importante, non vorrei dire vincente. Il passaggio evidentemente è quello di collegarsi, che è il termine di, per avere un linguaggio comune, all'idea di servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici che sono chiaramente ben definiti ormai nella letteratura scientifica ma anche nella prassi. Voi sapete che l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha un progetto per la classificazione dei servizi ecosistemici e questi sono chiaramente definiti per diversi tipi di informazioni ecosistemiche. La classificazione CIS, e lo sapete che dietro a questa classificazione c'è anche un
iniziativa che ormai è assolutamente consolidata di valutazione economica dei servizi ecosistemici. Una precisazione terminologica, nel linguaggio analisi costi-benefici, quando facciamo riferimento all'analisi economica, facciamo riferimento alla valutazione dei servizi, dei valori di un prodotto, di un ambiente dal punto di vista di utilità sociale, per distinguere dall'analisi finanziaria, che è quella, l'analisi commerciale a prezzi di mercato. Ci muoviamo ovviamente nella prospettiva dell'analisi economica, cioè di valutare economicamente quali sono i benefici e i danni di carattere pubblico che un mal uso o misuso di una risorsa determina. Ebbene, con il progetto TIB abbiamo fatto grandissimi passi in avanti per costruire questo pezzo importante della contabilità nazionale, della contabilità ambientale, per dare significato e valore al concetto di danno ambientale e di beneficio ambientale. Quindi benissimo questo passaggio, perché è il passaggio che ci permette di parlare all'opinione pubblica e ai policy maker in termini di costi e di benefici. E i 2 miliardi possono far sorridere, però questi sono, io penso, un primo step in un processo molto più analitico che ci permette, ci dovrebbe permettere di costruire un panorama di informazioni ambientali su cui costruire un'altra idea di benessere, che è anche quello che coraggiosamente l'ISTAT ha fatto e fra l'altro il governo ha anche ufficializzato, l'Italia sarebbe stato il primo paese a costruire un sistema di indicatori che sfugge dal gioco, dai vincoli di quel grande economista italiano che Tomuffolo ha chiamato i vincoli della piromania del prodotto interno lordo reale. Ecco, per non essere piromani dobbiamo evidentemente fare questi passaggi. Finisco dicendo che questo passaggio non è un passaggio del tutto neutrale, è un passaggio che ha degli elementi pericolosi, perché il passaggio è quello che ci dice, bene, i diversi servizi ecosistemici, quelli di provisioning, di regulating e culture, come vengono le tre grandi categorie, evidentemente ci permettono di, uso il termine in inglese, fare l'operazione di commoditization della natura, mercificazione della natura. Allora, nel mentre capiamo qual è il valore della filtrazione dell'acqua da parte dei suoli, dello stoccaggio dell'acqua, della conservazione della biodiversità, evidentemente nel momento stesso in cui facciamo questa valutazione, che è molto importante in termini di comunicazione, sfortunatamente rischiamo di dare un altro messaggio. Ebbene, se questo servizio costa 12.426 euro, io posso pagarlo, cioè io posso compensarlo, io posso trovare un modo per sostituirlo e posso creare quindi un mercato. Il termine in questo caso che viene utilizzato in maniera tipica è quello di finanziarizzazione della natura. Finanziarizzazione della natura che fatto trova potenzialmente molti elementi di interesse da parte di chi, sappiamo che tutti i paesi occidentali sono ricchi di capitali finanziari, addirittura non si sa dove collocare, sono ricchi di imprese, soggetti che fanno green investment, molte volte green washing, e evidentemente questo è il rischio. Ecco, se leggete bene il rapporto, queste considerazioni sono riportate, ovviamente che stamattina non ho avuto il tempo di fare un panorama. Dobbiamo, io penso, correre il rischio, dobbiamo correre il rischio di fare questo passaggio per poter essere in grado di fare l'ultimo passaggio, che è molto importante e molto delicato. E l'ultimo passaggio è quello, allora, consumo del suolo,
allargamento dell'interesse ai servizi ecosistemici, monetizzazione, evitare l'uscita di fuga della finanziarizzazione, ma andare a valutare il capitale naturale. Perché vedete cosa c'è? Quando parliamo di servizi ecosistemici, parliamo sempre di flussi, in termini economici utilizzando il termine di interessi. Ma alla fine quello che a noi interessa è conservare lo stock di risorse, è conservare il capitale e valutare il capitale e trasmettere alle generazioni il futuro del capitale. Se non conosciamo e non valutiamo correttamente il valore economico dei servizi ecosistemici, non saremo mai in grado di valutare il capitale naturale e di far pesare il capitale naturale rispetto agli altri capitali in cui la nostra società vive, capitali che sono il capitale finanziario, che sono il capitale di innovazione, di intelligenza, che sono il capitale sociale. Ed è questo l'approdo finale del ragionamento che dobbiamo fare. Per cui non so se siamo alla quinta o alla sesta edizione di questo incontro, ma certamente ne avremo varie case decine di fronte ai prossimi anni. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie per l'opportunità e per gli assist in termini sportivi che i colleghi mi hanno offerto per in qualche modo chiudere un cerchio. Davide prima ha parlato di stock di risorse, no? Capitale naturale, quindi stock di risorse. Io entrerei nel merito proprio perché, per rispondere a tua prima domanda, questo stock di risorse, così come veniva chiamato da loro, mi sembra, stock aggregato di risorse. Lo stock aggregato di risorse è un aspetto fondamentale per riuscire a capire nel merito e in maniera molto forte che cos'è poi. Ci stiamo scambiando un po' di mail quando con Michele stavamo approfondendo proprio e discutendo proprio uno dei capitoli del libro, il tema dello sviluppo sostenibile forte. Che cosa vuol dire che abbiamo un capitale e dobbiamo mantenere uno stock aggregato di risorse per trasmetterlo alle generazioni future? Ma come dicevano i colleghi prima, questo stock aggregato di risorse non è un aggregato di oggetti interscambiabili. Sono degli elementi che funzionano, che hanno un dinamismo. Marco parlava di area vasta. Io continuo a parlare di sistema, di ecosistema, se volete entrare nel merito di quello che io di fatto, ahimè, o per fortuna sono, cioè un ecologo. Allora, questo stock aggregato di risorse, per poter funzionare, perché deve sviluppare funzioni, perché ovviamente un albero fissa in dire carbone che è fatto per quelle cose che vi hanno detto i miei colleghi prima, per poter fare questo, lo stock aggregato di risorse, cioè questo, io quando faccio l'esempio con gli studenti paragono lo stock aggregato di risorse alle borse del Signore, no? Dove dentro abbiamo praticamente di tutto, ma gli oggetti che abbiamo dentro, cioè le nostre risorse, non sono tutte uguali, cioè un rossetto è diverso da una carta di credito del marito della signora, faccio una battuta, perdonatemi, o della signora, non è la stessa cosa di un anello o di un qualcosa che ha un valore. E vengo qui a una sottolineatura che ha fatto Bob Costanza sul suo articolo, arrabbiandosi con i titolisti, anche Nature hanno i titolisti perché gli hanno messo France of Nature invece nell'articolo del progetto Value, opera, che è una cosa, ovviamente il titolista è un titolista, no? Anche nell'ambito della scienza, ahimè, sotto un certo punto di vista. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quegli oggetti hanno una valenza e un valore diverso, per cui quello che noi trasmettiamo alle generazioni future
devi avere non la stessa quantità di oggetti, ma la stessa capacità di funzionare, per poter fare in modo che il mio capitale naturale che trasmetto alle generazioni future possa mantenere la sua funzionalità. Ho bisogno di dire, di valutare, di approfondire, di studiare il fatto che una parte di questo sistema possa pensare di, noi dobbiamo pensare che debba continuare a funzionare. Per cui di fatto i servizi ecosistemici, che sono, come diceva prima Davide, di tre tipi fondamentalmente, ce n'è anche un quarto, ma sarebbe troppo lungo da discutere, hanno delle valenze di tipo diverso. I servizi ecosistemici di regolazione sono servizi ecosistemici di regolazione che, diciamo così, espletano un uso indiretto, perché un suolo fa quelle cose indipendentemente che noi lo vogliamo o no. Un albero fissa l'anidride carbonica indipendentemente che noi lo vogliamo o no. Lo dobbiamo tagliare per non fargli fare più anidride carbonica, per fissare l'anidride carbonica e produrre ossigeno. Quindi noi dobbiamo calcolare in questa nostra unità ecologica funzionale, che normalmente è un bacino o un sottobacino, perché poi le tre componenti chiave, suolo, aria e acqua, si possono valutare meglio all'interno di un sistema che sia un sistema che regoli, che sia naturale, che regoli al di là dei confini tipo politico. Noi abbiamo bisogno di valutare la regolazione e la funzionalità di questo sistema. Chiamiamolo paesaggio? È molto importante riuscire a riacquistare il senso antropico dell'uso delle risorse all'interno di quel sistema, perché allora lì abbiamo gli equilibri per far funzionare, cioè tutte le nostre attività che sono compatibili con la funzionalità del mio sistema, e tutte quelle attività che, grazie alla nostra intraprendenza, riusciamo a rendere compatibili con quel sistema. Questi sono gli aspetti legati al fatto che i servizi di regolazione, perché poi diventano un bene pubblico, cioè sono un bene pubblico, perché sono indipendenti da una, come posso dire, perdonami, da una domanda, no? Nel senso che il sistema naturale funziona indipendentemente da tutto. Allora, da questo punto di vista, quel sistema offre benessere, come dico, è quel sistema che ci mantiene i nostri 37 gradi. Poi noi possiamo fare altro, possiamo pretendere altro, però è importante riuscire a capire quali sono le soglie di, un termine che non esiste in italiano, ma lo dico lo stesso, di usabilità, no? Degli usi diretti delle risorse in relazione a quello che sono gli usi indiretti, perché la produzione di acqua che quel sistema mi offre è dipendente da quello che facciamo in quel bacino geografico e da come lo facciamo e da come è lo stock aggregato di risorse, dove una parte di quel sistema deve essere, diciamo così, gestito in maniera sostenibile e forte perché possa mantenere quella funzionalità. Io faccio sempre l'esempio, io sono riminese, perché abbiamo 15 un minuto, perché abbiamo 15 milioni di turisti sulla costa? Semplicemente perché sotto il sedere, sotto i piedi dei riminesi ci sono 100 milioni di cubi d'acqua. E quando c'è stata la
l'anno scorso problemi di siccità, i turisti riminesi non ne hanno minimamente risentito. E di chi è il merito di quei 100 milioni di cubi d'acqua? Del bacino idrografico Monte, che ha delle caratteristiche sue che devono essere implementate, valutate, eccetera, cose che adesso stiamo facendo a vario livello. Quindi diventa importante riuscire a definire questi concetti chiari, come hanno detto i miei colleghi, da una parte l'area vasta che deve essere un'area vasta di tipo funzionale in relazione ai servizi ecosistemici per definire la funzionalità di base del sistema in modo tale da dare la resilienza del territorio, da poter misurare, sviluppare quegli indicatori chiave per la resilienza del territorio, quindi separare per un attimo i servizi ecosistemici di regolazione, quelli che fanno funzionare il sistema rispetto agli altri, perché poi il benessere ecosolidale si possa esprimere nella maniera più efficace a livello territoriale. Grazie. Mi è stato dato una notizia del 96 per forse proprio di guardia mia, quindi diciamo il secondo giro che ce lo facciamo, tanto riguarda l'altro momento, consentitemi solo una chiusura. No, il secondo giro ci ha dato arrivare il prossimo rapporto, come migliorare il discorso dei servizi ecosistemici. Quindi posso permettermi solo una breve chiusura. Mi sembra che Davide ha detto dobbiamo correre il rischio, e quindi diciamo della valutazione dei biofisi anche economici dei servizi ecosistemici. Io aggiungerei altri approcci che abbiamo provato in tanti anni e non ci hanno portato lontano, quindi questa è da considerare un'opportunità. Vi vorrei far anche notare come, diciamo, ci avete sempre insegnato come la leva fiscale, anche una piccola variazione economica determina grandi impatti. Allora immaginate se si inserisse un costo, no? Legato ai servizi ecosistemici diversi, forse cambierebbe tutto il mondo attorno al consumo di suolo. Ancora un ultimo due aspetti. Primo, i servizi ecosistemici non dobbiamo dimenticare, già c'è stato detto che solo il paesaggio, quindi cioè stiamo parlando in qualche modo di due aspetti, insomma il suo impatto del paesaggio minimamente connesso. Diciamo che questo ci apre uno spiraglio che poco indagato, la produzione di reddito prodotta dalla multifunzionalità del suolo e del paesaggio, tra le quali ad esempio tutta la componente legata al turismo, no? All'ecoturismo, tutto questo. Quindi diciamo che è troppo poco esplorato anche dalla nostra comunità scientifica nelle applicazioni il potenziale che c'è di produzione di reddito, che abbiamo solo l'agricoltura e le foreste, è troppo poco a questi altri utilizzi che sono importanti, che vanno assolutamente contabilizzati ancora anche in discorso di flussi anno per anno. In ultimo mi prego, diciamo, Marco suggerirà l'anno prossimo avere informazioni sui suoli, se non hai un maggior dettaglio. Allora qua mi è obbligo ricordarci, Marco, che abbiamo un grosso problema in Italia, che la conoscenza del suolo è estremamente scarsa. Ciò significa che è vero che qualche parametro di carbonio organico di livello più da prima siamo riusciti a spazializzarlo in tutto il territorio, a un certo dettaglio, poi il grigio, non grigio, eccetera. Ma alcune proprietà, tipo le proprietà che riguardano l'acqua, l'idrologia, no? Sono molto sito-specifiche, non siamo in grado, se non si costruisce un sistema che mette insieme il know-how delle regioni con quello del Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura. E voi sapete che perfino alcuni tentativi fatti da colleghi di costruire mappature nazionali sono stati rigettati da alcune regioni molto importanti del nord Italia. Questo è per dire che, visto che AISSA, l'Associazione Società Scientifica Agraria, si è fatta promotore di un DDL su una legge quadro sul suolo, quella che non fece la Commissione Europea, e quindi potrebbe anche aiutare quella del consumo di suolo nella sua implementazione, ecco, ricordarci, speriamo, insomma, di portare avanti questo discorso, perché il sistema paese sicuramente ne ha bisogno. Con questo chiuderei, a nome di te, dovuto andare via perché devo andare alla RAI per un'intervista, quindi mi ha chiesto di chiudere, quindi ringrazio tutti voi per l'attenzione. Ancora un applauso ai colleghi di ISCA, grazie per aver mandato questo.
bellissimo rapporto. E la...